Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo come realizzare questo pattern curvo. Il risultato è un'unica superficie. Per farlo utilizzeremo numerosi plugin, tra cui Flexibility e Lunchbox. Partiamo creando il rhino, il rettangolo che definirà l'area di lavoro. Creiamo una superficie che vada a riempire il rettangolo, lo strumento Boundary Surface. Dopo effettuiamo un offset di questa superficie. Lo slider che ho usato è in questo caso 90. Andiamo a suddividere questa superficie in quadrati. Utilizziamo quindi quad panels di Lunchbox e poi andiamo a generare tramite Parakit, che è un altro plugin che usiamo, che non ho enunciato prima. Scegliamo su Pattern Generation Pattern Genotype O e lo applichiamo ai quadrati che abbiamo generato sulla superficie offsettata. E questo è il risultato. Ora torniamo a lavorare sulla superficie base. E che cosa facciamo? Andiamo a crearci una griglia sopra. Utilizziamo S-Divide e quindi creiamo 100 punti in direzione U e 100 punti in direzione V. A questo punto andiamo a spingere i punti della griglia iniziale verso la nostra geometria che viene da Pattern Generation. Quindi in input P saranno i punti provenienti dall'S-Divide e in input G sarà la geometria a cui dovranno essere spinti questi punti. Adesso andiamo ad individuare, quindi di base l'unico movimento che facciamo è andare a prendere questi punti e andare a spostare ciascuno di questi punti per un determinato vettore. Come individuo questo vettore? Come vettore prenderò il vettore che ha come verso appunto lo stesso verso del vettore che va dal punto iniziale, quindi da uno dei punti della griglia, al punto finale, che sono quei punti che sono stati spostati verso la geometria. Quindi questo mi dà il verso. Posso anche scrivere. Verso. E adesso andiamo a individuare invece l'intensità di questo spostamento. E vogliamo che questa dipenda da un graph mapper, cioè sia gestita tramite, si possa gestire graficamente tramite un graph mapper. Quindi andiamo per prima cosa a fare in modo che i valori che inseriamo all'interno del graph mapper siano compresi tra 0 e 1. Quindi so che i miei valori andranno tra probabilmente tra 0 e 90, perché questa è la distanza che ho data in offset. Quindi semplicemente in modo cautelativo prendo uno slider più alto di 90, metto 100 e faccio 100 diviso la distanza che viene fuori da pull point. Sicuramente quindi avrò un valore compreso tra 0 e 1, che è proprio il valore di input che mi richiede il graph mapper. Adesso che ho eseguito il graph mapper vado a riamplificare il valore. Io ho usato 68 come slider. Il valore che esce da graph mapper, che sarà anch'esso compreso da 0 e 1, potevo anche modificare il codominio qui, ma diciamo è una cosa un pochino più complessa, la lascio stare.
vado a moltiplicare il risultato di questo graph mapper per questo slider. E questa è l'ampiezza del mio vettore, dei miei vettori di cui andrò a spostare i punti. Quindi utilizzo amplitude, questo che mi permette di coniugare il verso e l'intensità. Adesso eseguirò move, che mi permette invece di spostare i punti della griglia iniziale nella direzione del vettore che ho trovato qui e con le intensità che invece ho determinato in quest'area. Il risultato sarà una distribuzione del genere. Adesso semplicemente vado a creare una superficie dai punti a partire da questa distribuzione di punti. E questo è il mio risultato. Ho poi applicato un preview che fa riferimento tramite il materiale M a un materiale che avevo già creato in ambito Rhino. Spero che il video vi sia interessato. Se vi piace, iscrivetevi al canale e vi auguro intanto buon lavoro e buona giornata.